Conviene di più fare il tagliando del proprio veicolo in un'officina Mercedes oppure da un'officina di zona? Oggi parliamo di Mercedes Classe E, quindi tutti gli esempi sono rivolti a questa. Qualche annice ci so che si fa il tagliando da solo in garage. Alla fine c'è da cambiare qualche filtro e poi c'è il cambio dell'olio. Non è che ci vuole proprio una scienza. Io con queste cose non sono molto bravo, però l'ho visto fare ed effettivamente potrei rifarlo. Basta comprare i giusti pezzi di ricambio da un ricambista di fiducia e via. Però onestamente è una di quelle cose che preferisco far fare a chi lo fa di mestiere. Ti immagini, poi smonto tutto e non riparte più la macchina. Per quanto riguarda la garanzia, non è proprio vero che se non vai dalla casa madre ti scade. L'importante è usare i pezzi originali e avere una fattura che lo confermi. Faccio tutti i miei tagliandi e tutta la manutenzione in Mercedes ad Almine, da Lotz SPA. Si trovano a 50 km da dove ho la rimessa. Secondo me ne vale la pena. Qualsiasi pensiero, qualsiasi problema, anche il più stupido, lì mi è sempre stato risolto. Sai cosa? Loro vedono tutti i giorni le stesse auto e spesso i problemi che riscontri tu sono già stati visti e rivisti mille volte. Un'officina di paese forse potrebbe costare meno, ma per quanto sia super innovativa, bellissima e colorata, non avrà mai la stessa esperienza della casa madre. Ad aprile, per via del Covid, sono dovuto andare a fare il tagliando e i freni per forza in zona. Sarei potuto andare in Mercedes, ma essendo in una zona bombardata mediaticamente, ti dico la verità, non me la sono sentita. Ecco qui il dettaglio, questa qui è la fattura. Il totale è di 695 euro, comprende anche i freni anteriori. E da quello che vedo il costo è di 82 euro più IVA. Questo qua è un prezzo già scontato. Insomma, qui ho speso 590 euro più IVA compresa, più i freni. Insomma, una bella spesa. Ecco invece la fattura Mercedes, che non ha i freni e certamente il dettaglio cambia perché ogni manutenzione è a sé. Quindi c'è la manutenzione A, la manutenzione B, la 1, eccetera. Vabbè, in questa, che è la manutenzione B, il costo è 370 euro IVA compresa. Se non ricordo male, la manutenzione A costa intorno ai 750 euro IVA compresa. Confrontarli è un casino perché dovrei conoscere pezzo per pezzo e davvero questo non è il mio settore. Però non è che posso andare in Mercedes o dall'altro. Oh, ma secondo te chi è che mi ha fregato? Però personalmente, in caso di emergenza, potrei andare in un'officina di zona, sì, ma se ho il tempo di organizzarmi, scelgo la casa madre, tutta la vita. Ovviamente con questo non voglio dire che le officine non Mercedes non sono buone e che le sconsiglio. Anzi, dico però che a parità di costo, preferisco rivolgermi al professionista specializzato nella mia vettura. Tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con me oppure hai dei consigli da darmi?